tutti ragazzi, sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Oggi siamo tornati sulla serie survival vanilla di Minecraft, la Standardcraft, una roba del genere. Allora, prima di iniziare volevo innanzitutto, prima che mi dimentichi, ringraziare tantissimo il ragazzo che mi ha fatto il BG, quello che vedete sopra, qua in alto nel canale quando non state guardando i video. Troverete il link del suo canale in descrizione, passate perché è veramente un bravissimo anche youtuber, c'ha quasi 50.000 iscritti, quindi ragazzi, tanto di cappello. È stato disponibilissimo, me l'ha fatto in pochissimo tempo, tipo una settimana perché eravamo sotto le feste. Mi sono sempre dimenticato di ringraziarlo all'inizio di un video, quindi lo ringrazio adesso. Poi volevo ringraziare anche voi ragazzi perché vedo che il primo episodio di questa serie vi è piaciuto veramente un botto e questa cosa mi fa veramente contento. C'è però un problema. Il problema è che ho aperto Minecraft, vado per registrare il secondo episodio di questa serie e non c'è più il salvataggio. Non so per quale motivo il salvataggio è scomparso. Quindi ragazzi, cosa ho fatto? Offline ho disboscato praticamente, come potete vedere qua, mezza foresta equatoriale. La casa là sulla spiaggia non c'è più. Purtroppo vedo che questi alberi perdono le foglie in automatico, quindi dovremmo farci una cesoia il più presto possibile per recuperare un po' di foglie, per abbellire un po' tutto. E ho deciso ragazzi, come questo secondo episodio non sarà un nuovo primo episodio, ho deciso di ascoltare i vostri commenti, quindi costruirò una casa sull'albero. Ragazzi, ebbene sì, perché effettivamente adesso che ci penso, una casa sull'albero di notte è un posto un po' più sicuro se illuminato naturalmente. Quindi ragazzi, ho già predisposto qua la salita per andare a costruire sull'albero. Ragazzi, veramente qua sti alberi qua droppano il mondo, ragazzi. Guardate quanti sapling ho, 35. Quanti? Guarda quanti sapling. Guarda, guarda, infiniti, sapling infiniti ho praticamente. 42 sapling, 43, 44. E alla madonna. Allora ragazzi, come prima cosa, visto che dobbiamo costruirci un casa sull'albero, ci costruiamo una scala. Una scala a pioli che va direttamente sull'albero. Quindi ci facciamo un bel po' di stick. 40 basteranno, vediamo. 3 e facciamo 6, 9 per adesso, ragazzi. Ci facciamo 9 ladders. E io direi di farlo da qua. Poi capirete il perché. Sali. Ok, tac, 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 tac. Perfetto ragazzi, quindi noi arriviamo qua in alto. Spacchiamo questo, guardate la mina là. Io direi che ragazzi possiamo iniziare a costruirci la nostra casa qua sull'albero, qua in alto. Quindi ragazzi, prima di tutto dobbiamo pigliarci il legno, quello grezzo. Perché facciamo le cose bene, se le facciamo, cioè dobbiamo farle, le facciamo bene. Quindi così, perfetto. Noi quando arriviamo, arriviamo qua praticamente. Ciò vuol dire che se io metto un altro blocco qua, in teoria, perfetto, mi fa mettere questa cosa. Ottimo. Quindi ragazzi, prendiamo il legno, quello già lavorato, e iniziamo a fare la pavimentazione, diciamo. No, così, fatto così mi piace di più. Sarà un po' brutto da vedere però ragazzi, sti cazzi. Allora, ci facciamo la nostra bella pavimentazione. Iniziamo con una casetta non troppo grossa. Questo legno possiamo prendercelo? Anzi no, non lo prendiamo. Lasciamo tutto così, proprio come è. Ecco, magari quel pezzo lì dopo lo togliamo, vero? Tiriamo via sto pezzettino di legno che è stato messo qua per errore. Ok. Mettiamo questo qua qua. Questo qua qua. Tac, tac, tac. Ok, ragazzi. Però questo è brutto da vedersi così, quindi lo togliamo. Staccheranno anche le scale, ma sti cazzi. Andiamo a rimetterle subito, il problema c'è, prese le ledger. Metti, oppa la lai, e si va, ragazzi, si vola, mamma mia. Allora, iniziamo col fare una cosa di questo tipo. 1, 2, 3, 4, 5. Poi usciamo di uno, no, non così. Ripigliatelo. Non cader sotto. Oh, ehi là al volo, mamma mia, signori. Facciamo così. Andiamo qua, spacchiamo questo. Ragazzi, beh, facciamo così ragazzi, come avevo fatto anche nel primo episodio, faccio un veloce taglio in modo da non annoiarvi. E qua, tac, facciamo così, così almeno c'ho la risalita veloce anche nel caso dovessi cadere. Vi faccio un veloce taglio in modo da terminare la costruzione della casa e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora ho terminato la casetta, adesso ve la faccio vedere. C'è un problema però, c'ho la fatica da scavo fissa. Non so perché, ma mi ha messo sta fatica da scavo della minchia. Infatti quando sbagliavo, dove ci mettevo tipo 74 ore a spaccare un blocco. Non vorrei che sia un, diciamo, una difficoltà in più che ha la mappa. Cioè una cosa fatta apposta, che appena arrivi sull'isola, dopo un po' ti viene la fatica. Vedi, I am rapidly warming up.
Cioè, non so cosa voglia, non so, vabbè. Ragazzi, se qualcuno ha già giocato sta mappa, magari mi scriva nei commenti il motivo per cui ho sta fatica da scavo perenne. Quindi, ragazzi, adesso vi faccio vedere la casetta sull'albero. E non mi metto come, diciamo, obiettivo superato quella di costruirci un rifugio, perché, ragazzi, il rifugio sarà completo al 100% quando ci sarà al suo interno un letto. Quindi, ragazzi, non gridiamo vittoria prima di aver appunto vinto. Non so che cosa sto dicendo. Se magari finisce qua di spaccare, vero? Ok, così vi faccio vedere la casetta, ragazzi. Ok. Quindi, ragazzi, allora, questa è la casa. Mi starà dentro. Bellina, bellina. Qua ci sarà naturalmente tutto il vetro in modo da poter vedere fuori. Ok, nel frattempo devo mettere giù il tavolo da lavoro. Il tavolo da lavoro lo mettiamo sottoterra. Cioè, ma nudi ci mette il... Niente, lo mettiamo qua. Ho perso la voglia. Devo rimettere giù... No, ho perso la... No, l'ho persa, non so più dove l'ho messa. Ah, sti cazzi, ne facciamo un'altra, raga. Il problema c'è. Ah no, ma ce le avevo già, non le ho viste. Mille ne ho fatte. Ok, questa è la nostra botola per andare giù. Adesso vediamo la casa come... Ok, ce l'ho fatta chiudere. Vediamo la casa come è vista da sotto, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, guardate qua. Cos'è quello schifo lì però fatto così? Perché di qua non c'è soprattutto? Ah, perché non l'ho messo. Mi ero dimenticato. Però devo farlo... No, devo spaccare questi. Oddio mio, ci metto una vita adesso. Vedete i fail, ragazzi. Non controllare prima di ripigliare la registrazione. Cosa succede? Poi perché c'ho la fatica da scavo sempre fissa perenne. Toglietemi. Sono stato un bravo bambino. Io non c'ho voglia la fatica da scavo. Che schifo la fatica da scavo. E niente, mi sono perso pure quei due pezzi di... Così quindi, tre. Giusto, tre, 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 ok. Quindi torniamo giù, ragazzi. Pigliamoci, riprendiamoci i nostri due pezzi, che sono nostri. Guardiamo, ragazzi. La casa sull'albero. Guardiamola di lato. La fatica scafo ce l'ho sempre. Guardate, ragazzi. Cioè, immaginatevela dopo tutta bella illuminata. Mamma mia, ragazzi. Bellissima, bellissima. Poi dopo, magari, se vogliamo fare i fighi, mettiamo le fence lì sotto, che almeno sembra proprio costruita dentro all'albero. Cioè, una cosa assurda. Veramente. Bene, ragazzi, questo è il secondo episodio di questa mappa survival vanilla Minecraft motherfucker. Finisce qua, ragazzi. Mi spiace se questo episodio sarà molto simile al primo, però, ragazzi, mi si è cancellata la registrazione, non so per quale motivo. Non la registrazione, ci mi è cancellato il salvataggio proprio. Quindi, ragazzi, adesso abbiamo la casa sull'albero. Nel prossimo episodio magari andremo in un'isola qua a fianco e cercheremo di capire perché c'è questa fatica da scavo. Se sapete il motivo... I don't feel cold anymore. Non ha più freddo, ragazzi. Serve il fuoco, serve. Quindi, ragazzi, prossimo episodio iniziamo un po' di obiettivi tipo il fuoco e completiamo magari il nostro rifugio, eccetera eccetera. Io vi ricordo, lasciare un bel mi piace, arriviamo almeno 200 like per questo episodio, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Seguitemi su Instagram, qui da Zonzo è tutto, un saluto. Perla!